Grazie Presidente. Io ricordo che chi nella scorsa legislatura sedeva nei banchi dell'opposizione puntualmente contestava la presunta assenza della necessità e dell'urgenza dei vari decreti legge emanati, in particolare proprio di quei decreti legge emanati durante la pandemia, che invece avevano tutti i necessari presupposti. Quelle stesse persone che contestavano e che oggi siedono nei banchi del governo ci fanno assistere all'ennesimo abuso della decretazione d'urgenza, in assenza della necessità e dell'urgenza e in assenza della necessaria omogeneità del provvedimento che infatti contiene di tutto di più. Il governo in carica ha superato tutti i precedenti governi nella media dei decreti legge, riuscendo nell'ardua impresa di superare anche la decretazione d'urgenza fatta nel corso della pandemia. In circa 4 mesi, infatti, il governo ha approvato 18 decreti legge, che vuol dire 4,5 decreti legge al mese, più di un decreto legge a settimana. Questo dato è costituzionalmente inaccettabile, poiché rappresenta una lesione delle prerogative del Parlamento e della nostra Costituzione. Sulla disomogeneità del decreto, in questo provvedimento troviamo interventi sul caro bollette, sul Servizio Sanitario Nazionale, condoni e scudi fiscali vari. Viene disciplinato l'incremento delle risorse per la partecipazione italiana alle missioni internazionali, accanto all'incremento del fondo per la gestione, per la gastronomia e per l'agroalimentare. Questo fa capire quanto è omogeneo questo decreto. Sull'articolo 5 sono esclusi dalla base imponibile del contributo sugli extra profitti gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze. È il caso, ad esempio, di quando si usano le riserve per distribuire utili ai soci oppure di quando le imprese e le società acquistano azioni proprie con riserve appunto in sospensione di imposta. Quindi, considerata la finalità perequativa del contributo di solidarietà, questo intervento rischia di creare illegittime disparità di trattamento con violazione dell'articolo 3 della Costituzione, essendo la riduzione di base imponibile condizionata dalle scelte pregresse operate dalle imprese interessate dal prelievo, con la conseguenza che finirebbero per beneficiare della disposizione di favore una ristretta platea di soggetti, tanto per cambiare. Sulla interpretazione autentica, con una norma definita di interpretazione autentica, quindi con l'articolo 21 del decreto bollette, si consente di regolarizzare col pagamento di sanzioni ridotte le violazioni relative a redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere, all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, anche nel caso di violazioni degli obblighi di monitoraggio. Qua si considera questa norma come una norma interpretativa, quindi di interpretazione di una precedente norma che invece, se andiamo a leggerla, non aveva bisogno di essere interpretata, perché era già chiarissima e aveva un significato che era esattamente opposto a quello che si vuole dare ora. Infatti, con il comma 176 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, 197, che è la legge di bilancio per il 2023, si disponeva testualmente che non può essere esperita dai contribuenti per le emersioni di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Mi sembra chiara la norma. Invece con l'articolo 21 non si interpreta assolutamente nulla, ma si introduce una espressa deroga con effetto innovativo e retroattivo alla disposizione precedente e si compie un vero e proprio abuso del ricorso alla interpretazione autentica. La giurisprudenza su questo della Corte Costituzionale riconosce la legittimità al ricorso alle leggi interpretative nei casi in cui l'intervento del legislatore sia reso necessario per selezionare uno dei possibili significati della disposizione interpretata oppure per contrastare un orientamento giurisprudenziale sfavorevole in un contesto di grave incertezza normativa o di forti contrasti giurisprudenziali. In questo caso, il chiaro tenore letterale della norma interpretata fa capire che siamo di fronte ad una norma che è solo apparentemente di interpretazione autentica, ma che riguarda un contenuto sostanzialmente innovativo, adottato al solo fine di derogare ad una precedente disposizione.
L'articolo 23. L'articolo 23 invece riguarda l'estensione della non punibilità penale con un pagamento previsto fino alla sentenza di appello. Qua si introduce un'espressa causa di non punibilità in relazione alla fattispecie di omesso versamento IVA, di omesso versamento di ritenute ed indebita compensazione di crediti imposti inesistenti e non spettanti, reati che sono già sanzionati penalmente dal legislatore con una pena detentiva che arriva addirittura a 6 anni nel caso delle indebite compensazioni di crediti inesistenti. Bene, con la norma contenuta nell'articolo 23 si prevede l'esclusione della punibilità per chi accede alla tregua fiscale, che è quella che è stata prevista nella legge di bilancio 2023, i cui termini di accesso vengono riaperti anche da questo provvedimento, e le somme dovute sono versate integralmente prima della pronuncia di appello. Nella norma attuale, quella previgente, era già prevista l'esclusione della punibilità nei casi in cui il pagamento integrale avveniva prima dell'apertura del dibattimento, ma il dibattimento era quello del primo grado. Con questa disposizione, invece, si estende la non punibilità anche ai casi di definizione agevolata e fino alla sentenza di appello. Sotto il profilo penalistico e costituzionale, al riconoscimento della non punibilità nell'ambito delle procedure di definizione agevolata ed entro i limiti temporali più ampi rispetto all'istituto ordinario, consegue la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, perché viene introdotto un trattamento penale più favorevole ad una ristretta platea di contribuenti. Come sopra, c'è sempre la ristretta platea di contribuenti. Pensate a chi, e questo è l'esempio, in base alla norma previgente abbia concordato una delazione con l'Agenzia delle Entrate, abbia già pagato tutto, ma per una difficoltà, perché le difficoltà possono capitare nella vita aziendale, abbia sforato l'inizio del processo di primo grado. In questo caso il soggetto verrà condannato nonostante abbia pagato tutto, e in termini più ristretti e in misura sicuramente più elevata. Mentre chi ha aderito alla tregua fiscale si trova a pagare di meno, con tutta calma, visto che ora ha tempo fino alla pronuncia del grado di appello. E non servono le statistiche per capire quanti anni trascorrono prima della sentenza di appello. Inoltre si genererà nelle imprese una legittima, a questo punto, valutazione di convenienza economica della proposizione del ricorso anche in secondo grado, con tutte le conseguenze per lo stato della nostra giustizia, e della possibilità di dilazione e differimento del pagamento ad un costo molto più vantaggioso rispetto a quello che sosterrà chi si vedrà invece costretto a ricorrere al finanziamento bancario. Quindi, se è giusto sostenere le imprese ed i contribuenti in difficoltà, e su questo siamo tutti d'accordo, in questo modo invece si incoraggia l'omissione, che diventa una precisa decisione di politica aziendale. E poi, Presidente, si sente parlare ultimamente, spesso anche da qualche rappresentante del governo, di evasione di necessità. Io personalmente condivido la necessità di venire incontro ai contribuenti in difficoltà, anche nel pagamento delle imposte, a quei contribuenti che vivono una reale condizione di difficoltà. È necessario iniziare a stabilire però dei parametri per riconoscere chi davvero si trova in difficoltà e chi no, ma in questo caso è bene ricordare che chi usufruisce di questo beneficio e chi non ha versato ritenute per 150.000 euro almeno, ritenute IRPEF che sono effettuate ai propri dipendenti, quindi le tasse dei dipendenti, che il datore di lavoro ha trattenuto ai propri dipendenti e sono quindi i loro soldi e che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare per loro conto allo Stato. Chi ha usato in compensazione, Presidente, crediti inesistenti, quindi falsi, quindi quei crediti falsi che avevate attribuito in maniera falsa al Superbonus e per cui avete bloccato il Superbonus, in questo caso sono crediti falsi accertati dall'amministrazione finanziaria per oltre 50.000 euro, quindi possono essere anche di 1 milione di euro. In questo caso li si perdona e hanno tutto il tempo fino alla sentenza di secondo grado per pagare senza sanzioni. E chi non ha versato IVA per oltre 250.000 euro per ogni anno. 250.000 euro è l'IVA che si versa su oltre 1 milione di euro di fatturato, quindi possono essere ad esempio anche 10 milioni, 20 milioni di fatturato. Quindi io chiedo, Presidente, chiedo a lei, chiedo al Governo e ai colleghi, ma come si fa a parlare di evasione di necessità per chi fattura 20 milioni di euro? È davvero evasione di necessità?
Chiudo, Presidente. Le aziende che vivono momenti di difficoltà vanno aiutate sicuramente, ma qua l'evasione di necessità non c'entra nulla. Anche in questo caso, come in tanti altri casi, anche in questo decreto, la verità è che state aiutando sempre solo una ristretta platea di grandi contribuenti. Quindi io, per le motivazioni indicate nella nostra pregiudiziale e per i motivi che ho appena espresso, chiedo che non venga esaminato il decreto. Grazie Presidente. Grazie a lei.